35, quindi quest'anno ho fatto 46 anni e spero finalmente di essere uscito dal novero dei giovani italiani, perché c'è un tema del diritto alla mezza età in questo paese che non si riesce mai ad arrivare. Vabbè, comunque insomma penso che ormai posso dire di non essere più un giovane per niente. Però la cosa che mi ha sempre colpito è che io sono entrato nel mondo del lavoro proprio con tutti i crismi, nel senso che sono stato assunto subito a tempo indeterminato da una grande banca italiana che si chiamava la Banca Commerciale Italiana, e quindi sono entrato nel mondo del lavoro dalla porta principale. Mia sorella, che ha 7 anni meno di me, quindi è del 72, non ha ancora 40 anni ma ci si avvicina, e che è laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche, per cui ha anche una laurea tecnica, non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato in vita sua, e quando gliel'hanno proposto poche settimane fa, pochi mesi fa, mi ha telefonato e mi ha detto: ma lo sai che c'è di nuovo? Io quel contratto non lo voglio, perché adesso ho due bambini e mi è più facile, sono sposata, il marito lavora, insomma per motivi personali lei ha deciso di fare un'altra scelta. Che cosa mi viene da dire osservando, diciamo, la mia storia e la storia di mia sorella? Che in realtà non è cambiato soltanto il mondo del lavoro o il lavoro, ma è cambiato tutto il mondo nel quale noi viviamo. Cioè, quando prima Eleonora ci raccontava di che cosa succedeva fino a 15 anni fa, e ci raccontava di 15 anni fa cosa accadeva ai lavoratori che entravano nel mondo del lavoro, le avrei voluto chiedere, le chiedo, lo faccio io per lei se me lo consente, di raccontarvi anche qual era tutto il resto, cosa circondava quel lavoratore che entrava nel mondo del lavoro. Io che entravo alla Banca Commerciale Italiana, dalla porta principale, con un bellissimo contratto a tempo indeterminato. Entravo in una banca di proprietà dello Stato, proprietà dell'IRI, in un settore produttivo privo di concorrenza, perché non si era mai vista una banca che dovesse concorrere con le altre. Le banche, quando io a un certo punto cambiai lavoro, perché fu ricevetti un'offerta da un'altra banca, in banca da me erano offesissimi che un concorrente si fosse permesso di portargli via un dipendente. Non esisteva. Tu entravi alla Banca Commerciale Italiana a 18 anni, uscivi o perché diventavi pensionato o perché diventavi il presidente della Banca Commerciale Italiana. Cioè si entrava così, si stava tutta la vita lì dentro, quindi non si ricevevano offerte dai competitors, come si dice, dai concorrenti. Se io fossi entrato al Monte dei Paschi di Siena avrei preso lo stesso stipendio, esattamente, perché il Monte dei Paschi di Siena non aveva nessun interesse a cercare di essere più efficiente, di premiare i suoi lavoratori di più, perché tanto li pagava uguale a quelli della Banca Commerciale Italiana, la Commerciale Italiana non li avrebbe mai preso nessuno, e quindi loro stavano tranquilli così. Quindi non c'era concorrenza, era un mondo nel quale gli imprenditori sostanzialmente non si facevano concorrenza. Quando un imprenditore era in difficoltà, lo Stato interveniva. Quindi se c'era un problema, da un certo punto di vista, un problema occupazionale, si interveniva con degli ammortizzatori sociali che erano comunque a carico del contribuente, e inoltre la pubblica amministrazione fungeva da grande polmone di assunzioni non sempre meritocratiche, perché se il ministro delle poste veniva da una certa regione si poteva vedere che molti postini venivano dalla stessa regione del ministro. Allora, tutto questo, diciamo, il mondo del lavoro, quel mondo del lavoro, apparteneva a un mondo che oggi è cambiato completamente, e secondo me, se noi non andiamo a cercare di comprendere come questo mondo è cambiato, diventa anche difficile fare quello che Giampaolo prima diceva benissimo. Cioè, noi dobbiamo tornare a mettere il lavoro al centro della nostra attenzione. Dobbiamo farlo, però io penso, mettendo il lavoro di oggi al centro della nostra attenzione. Non il lavoro degli anni 70, di quel mercato, di quello Stato, di un'economia che viveva di svalutazioni, perché quando noi non ce la facevamo più, svalutavamo la moneta, aumentavamo le importazioni, aumentavamo le esportazioni, e grosso modo si andava avanti così. Allora, con una disciplina di conti che c'erano, che poi comportava, secondo me, un ulteriore elemento, che era quello anche dell'assenza di un ingrediente molto importante della vita di oggi, secondo me. Prima si diceva la Germania, se avesse tenuto quel rigore sui conti, avrebbe potuto fare la fusione, avrebbe potuto fare la riunificazione. Ma io chiedo anche oggi, qual è il ruolo del lavoro in Germania? Cioè come vivono i dipendenti il loro vivere all'interno delle organizzazioni aziendali? Qual è il ruolo per esempio del sindacato? Qual è il ruolo, la compartecipazione al destino dell'azienda? Io ho imparato una cosa nei miei anni all'estero,
e ho imparato un sacco di cose che mi hanno all'estero. Una cosa che ho imparato appunto è che nel mondo di oggi ci sono dei diritti che sono assolutamente intangibili e che devono essere riconosciuti sempre. Ce ne sono alcuni, quello, il problema è che in questo mondo diventa difficile e impossibile garantirli tutti, cioè ci sono alcune cose che noi possiamo fare. In realtà la situazione nella quale ci troviamo oggi rispetto al precariato, secondo me, è stata una reazione parziale e sbagliata al mondo che cambiava, e cioè si è detto, e l'abbiamo fatto anche con i nostri governi, poiché non è più possibile garantire un rapporto di lavoro come si usava in quel mondo lì, noi smontiamo e introduciamo della flessibilità, però poi siamo rimasti con un pezzo appeso. Perché? Perché prima di tutto abbiamo introdotto una flessibilità che è una flessibilità inaccettabile. Allora, io sono andato a lavorare in Inghilterra come capo del personale e pensavo di andare a lavorare nel Far West, pensavo che avrei potuto licenziare la gente così da un momento all'altro. Vero? Vero. Però fin tanto che la persona non veniva licenziata, quella persona non era uno schiavo, era un lavoratore, cioè aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con tutti i crismi, con la malattia, con le ferie, con i contributi, con la formazione. Era anche, come si dice in termini professionali bruttissimi, una risorsa sulla quale investire. Il collega falsa partita IVA non è una risorsa sulla quale investire, perché è una persona che giustamente se ne vuole scappare, ed è una persona che ai miei occhi, anche di persona che ha lavorato in Gran Bretagna, in un luogo quindi molto deregolamentato, è al pari di uno schiavo. Perché pensare che noi abbiamo delle lavoratrici che vengono assunte come false partite IVA e che quindi quando restano incinte vengono licenziate nel giro di un secondo, è una cosa che qualsiasi uomo di sinistra dovrebbe non farlo dormire la notte. Allora io dico, penso e credo che noi a questi lavoratori e queste lavoratrici dobbiamo dire: guardate che oggi la migliore garanzia che noi possiamo dare per voi è un tessuto produttivo economico sano e che cresca, perché i diritti necessitano di essere finanziati, e quindi in un'economia sana che cresce il lavoratore, e soprattutto se è interessato alla partecipazione di quel sistema, è lì che crea e mette le radici la sua protezione. Non c'è migliore situazione per un lavoratore, secondo me, che lavorare per un'azienda che vada bene. Non c'è migliore situazione per un cittadino che vivere in un paese che cresce, in un paese che è prospero, no? Allora, quello noi dobbiamo metterci in testa che esiste un interesse collettivo a fare tutto questo, che esiste un destino comune nel quale noi dobbiamo andare ad investire. E da un lato si investe comprendendo che ci sono, che probabilmente certo tipo di schemi di contratto oggi non sono più pensabili, ma garantendo comunque l'essenza di quei contratti da un lato e garantendo una rete di protezione vera dopo. Perché la cosa tragica, io mi sono trovato molto spesso, e non parlo solo della fine del rapporto di lavoro, a sentirmi dire da colleghe in azienda: sì Ivan, io lo so che se resto incinta posso stare parecchi anni fuori dal lavoro perché c'è tutta una legislazione che mi protegge, ma non potrei avere un asilo nido, perché io non voglio stare 3 anni fuori dal lavoro, io vorrei tornare al lavoro, ma io devo restare fuori dal lavoro perché il paese non pensa a me. Questo governo ha fatto un sacco di cose tremende, ma ne ha fatta una che urla vendetta e sulla quale io non ho sentito nulla in questo paese, che è stata la reintroduzione delle dimissioni in bianco. Questa è una cosa vergognosa, inaccettabile. Per chi non lo sapesse, era stata introdotta dal governo Prodi una legge che prevedeva che le lettere di dimissioni potessero essere firmate soltanto su dei modulari numerati, per cui io, se Giovanni Rossi si era dimesso il 24 di settembre e Antonella Bianchi si dimetteva il 25 di settembre, doveva esserci una numerazione superiore a quella del giorno prima. Perché? Perché è invalsa da molti datori di lavoro la pratica di dire: cara signora, noi l'assumiamo, firmi questo foglio bianco, ok? E quando resta incinta noi lo riempiamo e c'è scritto che lei ha le dimissioni. Il governo Prodi ha introdotto questa regola della numerazione, il governo Berlusconi è entrato, preso il potere e ha eliminato questa regola. Allora c'è, per esempio, oltre al mondo che cambia dal punto di vista dell'economia, c'è anche una società che cambia.
Noi siamo l'unico paese dell'Europa occidentale nel quale le cause per discriminazione all'interno del mondo del lavoro sono le meno utilizzate. Cioè si utilizzano pochissimo tutte le normative europee legate alla discriminazione nei confronti delle donne, nei confronti degli omosessuali, nei confronti delle persone di colore. Questo non c'è. Non abbiamo, per esempio, creato tutto un sistema di normativo che vada a tutelare i lavoratori non soltanto come categoria generale, ma anche come individui, come persone. Perché la tutela del posto di lavoro è una tutela che spetta al lavoratore chiunque esso sia. La tutela della donna che ha una particolare situazione di debolezza all'interno dell'azienda riguarda quella persona, non riguarda una persona come membro di una categoria, ma come una persona individualmente presa. E su questo noi siamo in ritardissimo. Siamo in ritardissimo. Allora io penso questo, e con questo chiudo perché non voglio essere troppo lungo. Noi dobbiamo essere, come dire, comprendere che cosa abbiamo in cucina e in quale mondo stiamo, in quale mondo stiamo vivendo. E essere anche onesti con i nostri concittadini. Cioè io penso che sia necessario trattare i cittadini, da chi fa parte di fa politica, in un rapporto da adulto ad adulto e, come dire, sottolineare quali sono i problemi, non come dire, spazzarli sotto il tappeto, garantire ciò che va garantito, che secondo me è essenziale, ripeto, sapere di avere un contratto a tempo indeterminato che magari non è inscindibile in caso di ristrutturazione economica, nel caso in cui l'impresa non produca. Perché un tempo se le imprese non producevano, non vendevano, lo Stato interveniva, oggi lo Stato non può intervenire perché gli aiuti di Stato sono vietati dalle norme dell'Unione Europea. E allora dire io ti do un contratto a tempo determinato che sia vero e nel momento della difficoltà io predispongo una rete di protezione che sia efficace, perché anche questo c'è, che lo Stato è latitante, cioè spesso, così come nella storia degli asili nido, fa delle leggi che portano sull'imprenditore, sull'impresa, il rischio legato a quel tipo di situazione. Allora noi dobbiamo, io penso, fare un passo avanti e comprendere che noi abbiamo come cittadini l'interesse e la condivisione di un destino di questo paese e come lavoratori abbiamo interesse e condivisione del destino dell'azienda nella quale lavoriamo e del tessuto produttivo di questo paese. Ed è quello che il Partito Democratico ha tentato di dire quando parlava di vocazione maggioritaria e in modo un po' bizzarro, diciamo maldestro, candidava l'operaio della Thyssen, no? E quello della, diciamo, non era, era un modo un po' semplicistico per farlo, insomma il concetto dietro era quello. E provare a dire oggi, guardando le cose come stanno, guardando negli occhi un ragazzo di 25, 26, 27 anni, chiedendogli sinceramente, come si fa da un adulto a un altro adulto, tra questa schifezza di contratto che hai oggi, è un contratto vero, che però non potrà essere il contratto né di tuo padre né di tuo nonno, ma sarà un contratto vero. Che cosa scegli? Aspetti che un giorno qualcuno ti doni tutto questo, anche in un sistema che non se lo può permettere, o vuoi che ti sia restituita la dignità del tuo lavoro? Perché Eleonora parlava appunto di partita IVA, di contratto a progetto di 10 anni, cosa state costruendo? La diga di Assuan, la piramide di Cheope, non si capisce. C'è gente, tutti praticanti avvocati, praticanti commercialisti, sono tutti ragazzi che questo è un paese che vive sulla ricchezza di generazioni precedenti, ricchezza che in gran parte è nel nostro debito pubblico, perché uno si chiede da dove viene, ma insomma da qualche parte sarà pure venuto. Allora noi abbiamo un'emergenza fortissima, non possiamo pensare, e anche le persone, quando prima qualcuno diceva è difficile chiedere a chi è un pochino più privilegiato di fare un passo indietro, ma qui c'è un destino collettivo, per cui chiedere di risolvere questo conflitto generazionale che c'è, chiedendo anche alle persone, diciamo, un po' più mature di fare un passo indietro, lo si fa non perché c'è, come dire, una dialettica, una contrapposizione, ma perché ancora una volta, prima io dicevo, da cittadini siamo, abbiamo il destino dello Stato, dei lavoratori, delle imprese, del tessuto produttivo, così alla fine il sistema è unico. E pensare che possa tenersi in piedi in un sistema appunto nel quale qualcuno vince, qualcuno perde, è impossibile. Allora, e con questo veramente chiudo, penso che dovremmo metterci degli occhiali nuovi, provare anche probabilmente a pensare cose scomode o cose che, come diciamo, come patrimonio culturale della sinistra ci fa fatica di fare, toccare degli argomenti tabù, però insomma io credo che la politica sia anche mettere le mani nella melma, no? Nelle cose che non riesce a controllare, provare a guardarci in faccia e provare a risolvere un problema che secondo me è esiziale, perché un paese che tratta sui giovani in questo modo è un paese che ha deciso di rinunciare al proprio futuro.